La domanda è questa, soprattutto nell'ambito di cui ti occupi tu, quindi anche soprattutto l'ambito pedagogico, vedi dei dispositivi che si stanno creando o che sarebbero auspicabili, ecco, per formare, per dare forma, per dare luogo, ecco, mettiamolo così, appunto dare luogo a un contropotere in questo senso, nella situazione odierna? Quello che possiamo fare è agire sugli elementi del dispositivo, di qualsiasi dispositivo, cioè modularli e quindi allentare la morsa e quindi far sì che apra spazio, tra virgolette, di liberazione o di forme, se vogliamo chiamarle, anche di contropotere. Per quello che riguarda la pedagogia, il mio ambito è proprio lo smantellamento della struttura proprio materiale della scuola, cioè proprio della struttura monolitica, disciplinante, soprattutto chiusa nello spazio monolitico della scuola, che ricalca pari pari alla struttura del lavoro fordista, della fabbrica. Quindi in virtù proprio dei cambiamenti che ci attraversano, produzione immateriale, eccetera. In questo senso la scuola è obsoleta. Totalmente obsoleta, pensata ancora con l'allineamento dei banchi, eccetera. Delle forme che vanno a rompere questo dispositivo, sì, è un po' l'idea che adesso un po' serpeggia, quella appunto, io chiamo in causa Montana, Campagnoli, eccetera, eccetera, sull'educazione diffusa. La scuola, la chiamano poi outdoor, eccetera, eccetera, insomma, quella lì, però che guarda anche alla dimensione ecologica, all'attenzione ecologica, quindi che parte da materialmente dal riutilizzo anche di spazi ormai inutilizzati, del ripensare gli spazi, molti spazi della città, eccetera, eccetera, rigiocarli in senso educativo. Quel senso lì vado a rompere il dispositivo disciplinare. E metto già in contatto i giovani col mondo, cioè li sottraggo da quello che viene chiamato il tempo schermo. È un concetto coniato da poco in Francia, da pedagogisti francesi, che è quello lì. Cioè il tempo schermo è quello, il tempo che viene vissuto quotidianamente su dispositivi, su qualsiasi tipo di schermo, dalla televisione allo smartphone, eccetera, eccetera, al tablet e via dicendo, al videogioco, si compatta. Ecco, secondo me quella è una forma dell'educazione diffusa, cioè l'immersione dell'educazione che rompe il dispositivo proprio disciplinare, segregante della scuola come fabbrica che sfornava chi? Il futuro operaio massa, fondamentalmente, o nei licei sfornava quello che dovevano essere poi quadri, no? I figli della borghesia, chiamiamola ancora così, perché questa è, e dunque quella struttura pedagogica. E poi c'è tutto un discorso anche più filosofico, perché se vado a rompere quel dispositivo disciplinare è vero anche con l'incontro col mondo, quindi con l'esperienza sempre più diretta, e quindi apro una dimensione ecologica, ma non freak, cioè del green, ok, ma dimensione reale, cioè di incontro con la natura, no? Che supera un po' quella dicotomia tra natura e cultura, e quindi il corpo, quello che io ho chiamato in un capitolo il corpo territorio, perché l'ambiente, la questione ambientale passa in primo luogo dalla nostra corporeità, cioè dall'area propria. Noi siamo in dialettica continua con l'ambiente, quindi il discorso ambientale, ecco, secondo me ha senso, se no scade in forme ecologiste estreme, ma poi che sono un po' fine a se stesse, molto spettacolarizzanti nella società dello spettacolo, se non passa per una riflessione seria sul corpo, proprio filosofica, di cos'è la corporeità, cos'è l'incontro materiale con ciò che è il per sé, cioè quello che sta fuori di noi, fondamentalmente, quindi con l'ambiente. Allora questa dialettica disalienata, direi, no? Proprio in termini marxiani, tra noi e il mondo, quindi non di dominio, ma di cooperazione, no? Con l'altra dimensione, ma non in termini freak. Di ecologia, nel senso della parola, di circolarità, allora lì si ha senso. Smantellare quella croce, quel monolite che è la scuola, in cui si innesta attraverso l'elemento spaziale tutto il dispositivo disciplinare, e dunque apre veramente altre forme. Questa è l'unica cosa veramente che vedo interessante. Ho curiosito un passaggio che facevi riguardo al discorso sull'educazione. Jean-Jacques Rousseau. Esatto. No, esatto. No, rido per... Cioè, è il fatto proprio del... Quando Emilio li parla di un'educazione del giovane che viene praticamente... Non mi viene altro tema in mente, no, però viene educato all'esterno di un contesto che altrimenti contaminerebbe. E lì è proprio la radice del termine educazione, cioè prendo e porto fuori. Cioè porto fuori, attenzione, secondo me ha due significati. Cioè, porto fuori quello che tu hai dentro, tiro fuori, ma anche un portare altrove, a mio avviso. Okay. Cioè, ti porto altrove, ti porto a contatto con la natura. Lì si basava su un'idea
assolutamente positiva dell'essere umano, antichetica, quella di, non so, di Hobbes, eccetera, eccetera, cioè l'uomo è malvagio, egoista in suo, no? Nella sua definizione in quanto essere umano, e quindi fondamentalmente rimarrà in uno stato di natura ideale, rimarrà sempre una situazione di conflitto, no? Di guerra, di tutti contro tutti. Allora lì interviene la legge positiva, lo Stato, che permette, la ragione naturale ci dà la capacità di istituire lo Stato che ci priva della libertà, ma ci dà la garanzia della sopravvivenza, il diritto alla vita, perché poi tutti noi per istinto abbiamo paura di cose, di morire. No, dicevi, ero Jean-Jacques Rousseau, ti ho interrotto. No, no, era quello appunto, cioè appunto è l'aspetto di Rousseau dell'Emilio che viene preso e viene in qualche modo esternato da una società che altrimenti contaminerebbe. Lo contaminerebbe, si dice, corrotta, no? Lo corromperebbe. E quindi in maniera forse ironica mi viene da pensare a Elon Musk o Zuckerberg, che penso più il secondo che il primo, che parla del non dare il cellulare in mano ai propri figli se non fino ai 18 anni, se non fino alla maggiore età. Quindi un aspetto per cui quella dimensione non contamina la vita di una persona finché non ha le categorie razionali per poter discernere, per poter gestire questi strumenti. Sì. Che poi ad esempio, lo so, si verificava nell'Emilio che è arrivato all'età matura e in grado di vivere nel mondo in maniera estranea, libera rispetto a certe pressioni o a certe dimensioni che altrimenti lo schiaccerebbero a livello di vita sociale, di vita civile all'interno di uno Stato. Sì, esatto, lo corromperebbero proprio dai suoi albori. Secondo me è molto interessante quello che hai detto su anche il discorso, hai fatto l'esempio di questo collegamento tra la figura e l'educazione rossoniana, cioè al di fuori nell'ambito naturale, quindi un ambiente non inquinato dalla civiltà, catapultato all'attualità, dico il cellulare, io glielo sottraggo fino al compimento di altre cose. Possiamo dire che sicuramente c'è questo discorso dell'educazione, cioè concretamente così cosa si può fare in ambito educativo. L'educazione, siamo al rapporto con la tecnologia, perché noi, anche tu che sei forse sicuramente quello più giovane, hai vissuto comunque un periodo di esistenza prima dello smartphone, sì, giusto? Sì, sì. Noi siamo tutte persone più grandi, chi ne ha 30, 40, 60 in su, però abbiamo degli strumenti che ci permettono di utilizzare questo strumento, perché abbiamo vissuto una vita senza smartphone, senza questa dimensione virtuale, astratta, eccetera, eccetera. Effettivamente, al bambino che non ha ancora sviluppato, ad esempio, il linguaggio, tutti i ritardi che ci sono, i deficit rispetto alla... Questi sono ormai dati statistici. Rispetto all'elaborazione della creatività, rispetto all'elaborazione del linguaggio, rispetto al tempo d'attenzione che si riduce progressivamente, è dovuto a questa relazione, cioè a questo essere iperconnessi già in età infantile, fondamentalmente. Però l'aspetto forse è proprio che siamo una generazione talmente di mezzo. È vero che i giovani sono molto ormai interni a certi meccanismi. Non so quanto siano generazioni totalmente condannate a arrivare a questa forma di pessimismo per cui la gioventù è totalmente ormai in balia di qualcosa, non so quanto... Cioè, romani lo facevano. Sì. Tutti romani. Però non so quanto sia utile, perché comunque appunto viviamo in una dimensione in cui quell'aspetto della tecnologia piuttosto che del lavoro, piuttosto che del capitalismo, ormai è talmente parte della nostra vita che a volte diventa anche difficile fare una distinzione, avere... o attuare una sorta di critica rispetto a qualcosa. Non so quanto il parlare di gioventù come di qualcosa che ormai vive questa situazione e ormai la vive, è una forma di fatalismo che io non riesco a condividere di per sé. Perché credo che i giovani siano... Chi parla? A 22 anni parlo di giovani, ragazzi, veramente. No, ma secondo me non stai però sbagliando. La gioventù è una fase talmente ancora in via di sviluppo che non sai mai l'upgrade a cosa può arrivare, per usare un termine non umano. Infatti forse bisognerebbe anche un attimo smettere di demonizzare le nuove tecnologie.